Cavoli, ma proprio oggi che devo girare il video sulla pancia gonfia, mi si è gonfiata di brutto. Che fastidio. Simona, ma guarda che pancia. Sì, Simona, sei un po' gonfia, ma non preoccuparti, sai che io ho una soluzione per ogni problema. Grazie. State a vedere anche voi. C'è chi dice che la pancia un po' tonda sia sexy, mi fa piacere, ma soprattutto a noi donne la pancia gonfia in realtà dà un gran fastidio, vero? E non solo a noi, ma a tutti quelli che ne soffrono. Che cosa ci dà così fastidio esattamente? Quando l'addome è gonfio, crea tensione ed è un segnale che qualcosa non va bene, che qualcosa nella pancia non va liscio come dovrebbe. Ma perché la pancia si gonfia e cosa provoca il gonfiore? Immaginate la pancia come un palloncino. Che cosa lo gonfia? È l'aria, o meglio il gas prodotto nella pancia dalla fermentazione del cibo. Ora vi svelo un segreto. Il gonfiore di pancia in basso in realtà parte dall'alto. Dipende principalmente da cosa ingeriamo e come lo digeriamo. Il cibo parte dall'alto, entra nella bocca, passa attraverso lo stomaco, e arriva nell'intestino, dove dovrebbe trovare le condizioni migliori per transitare, compattarsi e uscire con regolarità tutti i giorni. Se non è così, la pancia si gonfia. I tre aspetti importanti da considerare quindi sono: 1. Cosa mettiamo in bocca? 2. Come lo digeriamo nello stomaco? E 3. Come lo processiamo nel colon? E allora cosa fare? Ecco le strategie più semplici ed efficaci per questi tre aspetti, per evitare tutto il giorno che la pancia si gonfi. E anche due miei esercizi speciali antigonfiori che funzionano benissimo. Cosa mettiamo in bocca? Quando masticate, siete sicuri di triturare e sminuzzare bene il cibo? Se nello stomaco arrivano pezzetti di cibo intero, poi passano nell'intestino e provocano fermentazione e gonfiore. E quando bevete, siete sicuri di non inghiottire aria? Vi sembrerà strano, ma succede spesso e quest'aria poi si trasferisce nella pancia. Quindi bevete a piccoli sorsi e lentamente. 2. Come lo stomaco digerisce. Lo sapevate che anche se non avete bruciore o pesantezza di stomaco, la digestione potrebbe non essere ottimale? Per essere certi che il cibo venga digerito e non fermenti, consiglio questo trucco. Assumete 2 pastiglie di enzimi digestivi prima di mangiare e bevete una tisana tiepida di finocchio durante i pasti. Il risultato si fa vedere già dopo 2 settimane circa, quindi siate costanti. 3. Come il colon processa il cibo. Ma il mio colon non fa tutto da solo? Beh, non esattamente. Come il colon processa il cibo dipende da noi. Possiamo aiutare il colon a eliminare le scorie e non accumulare fermentazione. Ecco le mie regole d'oro da mettere sempre in pratica per un colon bello libero. Bevete abbastanza acqua ogni giorno, assumete fibre, ad esempio usando i semi di lino, come spiego in questo video, e fate movimento. Se l'intestino è pigro e resta gonfio, non c'è cosa migliore di un bel clistere casalingo. Guardate senza timore questo video. È facile combattere la pancia gonfia con questi sistemi naturali, vero? E per conoscerne tanti altri, per tante altre situazioni, basta iscriversi al canale. Clic! E a proposito di movimento fisico, ora vi regalo 2 bonus. Vi mostro 2 esercizi fisici che aiutano a liberarsi dalla pancia gonfia. Il primo viene dallo yoga ed è un esercizio specifico per la pancia tesa e dolente. Serve a eliminare l'aria accumulata e si chiama Pavanamuktasana, detto anche la posizione della liberazione dei venti. E immaginate perché. Questa posizione effettua un massaggio naturale a tutti gli organi addominali interni e li tonifica. Si fa a terra, ci si stende con le braccia distese lungo il corpo, si fa un bel respiro e poi espirando si portano le ginocchia verso il petto, abbracciando le gambe e tenendosi i gomiti se serve. Si resta in questa posizione, respirando con calma il più a lungo possibile, finché è piacevole. Poi si abbassano le ginocchia, ci si rilassa per
qualche istante e si ripete per 2 o 3 volte almeno. Consiglio di fare questo esercizio alla sera, distesi sul letto prima di dormire, perché è anche molto rilassante. Il secondo esercizio è stato oggetto di una ricerca medica ed è descritto addirittura in una rivista scientifica, l'American Journal of Gastroenterology. Ad alcuni pazienti è stata insufflata dell'aria nell'intestino e poi gli hanno fatto fare un particolare esercizio. Il risultato è stata una minore ritenzione di aria e un senso di maggiore comfort addominale. L'esercizio della bicicletta si fa a terra con la schiena ben aderente al materassino e si pedala una bicicletta invisibile per una serie di almeno 20 pedalate di seguito. Poi si fa una pausa e magari lo si alterna con l'esercizio yoga e poi si riprende una serie di altre 20 pedalate. La sensazione finale è di avere la pancia più tonica ed è semplice fare questo esercizio alla mattina, bastano pochi minuti. Insomma, la pancia gonfia sembra quasi un'epidemia perché sempre più persone ne soffrono, ma con i giusti accorgimenti, l'alimentazione adeguata e gli esercizi mirati si può tenere sotto controllo. Per avere poi una bella pancia tonica e piatta, ecco per voi un mio video con i miei segreti per avere risultati visibili presto. Se anche tu ci tieni la pancia piatta e a trovare soluzioni naturali ed efficaci, condividi questo video sui tuoi social e con i tuoi amici e scrivetemi i vostri commenti, le vostre domande e le vostre esperienze con la pancia gonfia qui sotto. E andate sul mio sito all'indirizzo che trovate qui sotto nell'info box per trovare tanti altri utilissimi approfondimenti. Metti un bel mi piace, tanti nuovi video e iscrivetevi al canale naturalmente. Ciao!